Ciao a tutti Cuggi, ben ritrovati dal vostro Andrelli Cromantoni in questo nuovo video di Inazuma Eleven 2. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Cioè, riprendiamo per quelli che vedono il video, perché in realtà io avrei leggermente allenato i miei giocatori. Però, ho notato una cosa ora. Qui in alto ieri non c'era un personaggio. A parte questo che... Valius Academy, va bene, non è... l'uomo alla TV, sì. Infatti sì, ma questo, ragazzi... Questo è un giocatore della Wild. Ah... Volete giocare un'amichevole contro la Wild? No... Non ora, non ora. Più avanti ci giocherò con te, ma non ora. Ok, parliamo con l'uomo vicino alla televisione. Cosa? Inditi sugli alieni? Non sono affari vostri. Fatevi da parte e lasciateci lavorare. Sempre molto cordiali, gli uomini in nero. A quanto pare il pallone nero è l'unico indizio che hanno lasciato. Che razza di alieni sono? Non hanno neanche lasciato i cerchi nel grano. Mi sa che guardi troppa TV. Sa pure a me. Axel è giù di morale, poi vedremo perché. C'è qualcosa che non va, Axel? Sembri un po' giù. Axel! Ehi, Axel! Ciao, Mark! Victoria! Hai trovato nuovi indizi sugli alieni? Ne ho niente, tu? Neanch'io. Accipicchia, chissà dove sono andati. Ti devo comunque ringraziare. Per che cosa? Beh, hai detto che essere un ragazzo o una ragazza non ha alcuna importanza quando si tratta di giocare. Mi ha fatto molto piacere. Beh. Mio padre ama molto il calcio e così ho incominciato anch'io a praticarlo. Lui era sempre impegnato e spesso era fuori per lavoro. Ma quando avevo una giornata libera giocava sempre con me. Questo è il ricordo più bello della mia infanzia. Quindi il calcio è una delle cose che ti legano a tuo padre? Tu sei proprio strano, Mark. Quando la gente scopre chi sono cambia atteggiamento nei miei confronti. Davvero? Beh, non deve essere facile essere la figlia del primo ministro. Spesso è dura, ma voglio molto bene a mio padre. Vorrei poterlo proteggere con il calcio. Davvero? Allora continua così. Discorsi particolari. Mark, vuoi essere mio amico? Non conosco nessuno della mia età. Non va a scuola questa bambina? Ma noi siamo già amici, abbiamo giocato insieme a calcio. Hai ragione, Mark. Beh, spero allora che saremo ottimi amici. Infatti vai, vieni a giocare con noi poi per il giro per Giappone. Guardate lo schermo. Ehi, ancora voi. Terrestri, siamo l'Alius Academy. La nostra dimora si trova oltre questa galassia. Siamo scesi sulla Terra per mostrare a voi, patetici esseri, i nostri straordinari poteri. Useremo il vostro amato calcio per dimostrarvi quanto sia inutile ribellarsi al nostro potere. Va bene, se ne sei convinto. Quello era Janus. Accidenti, da dove trasmetteva? Quelli sono gli alieni che hanno rapito mio padre. Accidenti, lasciatelo andare! Non ti sentono. Cosa? È sicura? Signorina Victoria, abbiamo individuato l'origine del segnale. Proveniva da Cervo TV. Bene, agente Smith, prepari l'auto. Dobbiamo dirigerci immediatamente a Cervo TV. Oh, mamma mia. Tieni duro, papà, stiamo arrivando. Ma mi ha dato una spallata. Capitano, va tutto bene? Povera Victoria. È così in pena per suo padre, non pensa ad altro. Il capitano di una squadra non dovrebbe perdere le staffe in questo modo. Non riuscirà mai a battere l'Alius in queste condizioni. Hai ragione. E quelli dell'Alius sono già abbastanza forti. Forza ragazzi, andiamo a Cervo TV. Batteremo l'Alius e aiuteremo Victoria. Battere l'Alius? Non credo che riusciremo a... Non possiamo abbandonare Victoria. La Raymond non si tira indietro di fronte a pericolo. Mark ha ragione. Andiamo ad aiutare Victoria. Che poi se ci pensiamo... Mo, giusto per... Non è che... Comunque se voglio fare spoiler a chi non l'ha giocato, ma penso che quelli che mi seguono l'abbiano giocato tutti quanti il gioco oramai. Noi battiamo la Gemini Storm, la squadra di Janus, praticamente nel capitolo in cui incontriamo Sean Frost. Ed è una cosa abbastanza semplice batterla dopo quel capitolo, insomma. In quel capitolo è abbastanza semplice, però prima non ci riusciamo mai. E il fatto che la battiamo dopo tre capitoli, mi sembra, nel terzo forse incontriamo Sean Frost, non mi ricordo di preciso. È strano perché
ci sono tante altre squadre dell'Alius Academy. Quindi insomma batterle molto più in là nel gioco è insomma un pochino una cosa strana. Però il gioco alla fine si conclude bene, insomma va abbastanza in modo abbastanza lineare con le altre squadre, quindi mi sta bene comunque sia. Sono riusciti a mixare bene quantità e scorrevolezza della storia, sono stati bravi. Ecco la stazione televisiva, che potrei avere i miei 10 minuti di celebrità. Io magari riesco a farmi qualche autografo. Che discorsi sono questi? I Secret Service potrebbero essere in pericolo. Ehi Mark, perché l'allenatrice non è venuta con noi? Non saprei, ha detto che aveva altro da fare. Aveva altro da fare? Cosa c'è di più importante che sconfiggere l'Alius Academy? Calmati Kevin, i nostri veri nemici sono lì dentro. Devi tenere i nervi saldi. Ben detto, facciamo irruzione. Ehi, voi non potete entrare. Cosa? È compito del Secret Service sconfiggere gli alieni, sono qui per questo. Questo non è un posto per ragazzini, allontanatevi. Come sarebbe? Anche noi siamo qui per sconfiggere gli alieni. Abbiamo giocato una partita contro la Secret Service e abbiamo vinto. Oddio, che ridere, maledetto. Mark, che dici di mostrare quanto siamo forti? Hai qualche idea? Una sfida a calcio? No, non penso che funzionerebbe. Ci sono! Perché non chiediamo alle allenatrici di dirgli che abbiamo vinto la finale nazionale? Sono sicuro che se fosse un adulto a dirglielo ci prenderebbero sul serio. Ho i miei dubbi. Torniamo all'autobus e parliamone con l'allenatrice. Ok. Ma questo è quello dell'otaku. Ok. Andiamo un po' sull'autobus a parlare con l'allenatrice, vediamo cosa ci dice. Cosa ci fate qui? Non avevate una faccenda in sospeso con l'Alius? Beh, ecco. Perché non pensate con la vostra testa? Cosa? Non capiranno mai neanche se vengo con voi. Siete solo dei ragazzini per loro. E anzi, penseranno che avete sempre bisogno di ricorrere agli adulti per tutto. Forse hai ragione. Capisco questo punto di vista, ma sono convinto che questo sia il modo più facile. Allora dovresti riconsiderare le tue convinzioni. Accidenti, non ho per la lingua neanche con Jude. Ditemi, qual è esattamente lo scopo di questo viaggio? Siamo qui per reclutare i giocatori più forti in circolazione. Esatto. Sicuramente qui a Nara si celano dei fuoriclasse. Sono sicura che c'è almeno un giocatore famoso, conosciuto da tutti qui a Nara. Quindi se lo aggiungiamo alla nostra squadra e lo portiamo con noi, le guardie alla stazione staranno a sentirci una buona volta. Ma come facciamo a trovarlo? Mica mi ricordo chi era. La soluzione migliore è il sistema di contatti. Il sistema di contatti. Incontrerai molti giocatori durante questo viaggio. Puoi usare questi contatti per avere una scelta più ampia di giocatori da ingaggiare. Sì, ingaggiamo altri giocatori. Conwell. Ok. Vicino alle scale a Nara. Questo me lo ricordavo infatti. No, dobbiamo andare qua. Mappa e poi Nara sta centro. Parco dei cervi. Città. Dobbiamo andare a città. Praticamente ecco. Pensavo fosse qui. Eccolo, sì, infatti è lui. Ma sembrava un pochino più distante dallo schermo superiore. Cosa? Sono il miglior giocatore di calcio di Nara? Credo di sì, come fai a saperlo? Cosa vuoi comunque? Oh, vuoi che mi unisca a voi? Va bene, lascia fare a me. Più semplice di così. Finalmente forse ci faranno passare questi maledetti. Eccolo, esce, da nulla esce. Ehi, tu non sei Eugene Cowell? Tu sei il giocatore di calcio più famoso di Nara. Se avete dalla vostra un giocatore come lui, questo vuol dire che siete davvero speciali. Ma Victoria, come stanno i Secret Service? Service? Perché ho detto Service? I Secret Service? Beh, a dire la verità è un bel po' che non riesco a mettermi in contatto con loro. Temo che dovremmo aspettarci il peggio. No! Ora stanno affrontando gli alieni sul tetto. Devi subito andare ad aiutarli. Cioè, una volta che ho preso un Eugene Conwell, che non ho idea di chi possa mai essere Eugene Conwell, vai a dare Victoria sul tetto che sta contro gli alieni. Ma io non capisco. Certe cose proprio sono campate per aria, dai. Ok, qui anche qui c'è un oggetto. Io cerco di raccogliere tutto, l'ho sempre detto, perché sono utilissimi gli oggetti.
Cioè, guardate che spettacolo le cutscene, le cinematic. Sono da paura. Ora, per l'ultimo vermiciattolo strisciante. Accidenti, come ti permetti? Signorina Victoria si mette in salvo. È ancora una bambina, non può. Non mi importa, Smith, sono il capitano della Secret Service. Non posso lasciarvi così, combatterò con voi fino all'ultimo. Fermo, dove sei, Janus? Mark! Bene, bene, bene. I soliti piccoli terrestri esuberanti. Mark, sei arrivato. Victoria, stai bene? Io sì, ma quelli della Secret Service sono malconci. Agente Smith, è orribile. Questo succede agli sbruffoni, rammollito. Il gioco è appena incominciato. Voi terrestri non avete avuto neanche un assaggio dei nostri straordinari poteri. Quale gioco? Vorrei scherzare. Mark! Janus, vi sfidiamo! Giocheremo per Steve, Tim e tutti i nostri amici che sono finiti in ospedale per colpa vostra! Non possiamo perdere! Questa volta vinceremo! Avete sentito? Credo di poter vincere. Ah, ci sottovaluta! Molto bene, vi annienteremo e questa volta non ritornerete più a seccarci. Mark, voglio aiutarvi! I Secret Service hanno fatto tutto per proteggermi, non voglio che il loro sacrificio sia vano. Cosa? Facciamo entrare una ragazza nella squadra? Certamente, questo non è un torneo ufficiale. Cosa? Non vedo perché non dovremmo. Beh, ha le potenzialità per giocare a livello nazionale, quindi perché no? Grazie, vi dimostrerò che posso dare del filo da torcere. Sia ai ragazzi sia agli alieni. Grandioso, benvenuto tra noi. Grazie. Andiamo, Alius Academy, preparatevi per la rivincita. Vi sconfiggeremo e non userete più il calcio come arma di distruzione. Fatevi sotto. Vittoria viene con te. Bene. Livello 3, Victoria? Insomma. Livello 3 è un pochino basso, sto al 17 già. Potrei vincere, ma il gioco non me lo permette. Ok, allora giochiamo. Amenizziamo con Kevin. Passiamo la palla a Kevin. Nathan? Se riesco a prendere pa... Sì, Axel, segna! Oh! Questo doveva succedere. Questo ho voluto fare subito con Axel perché è una cosa che doveva succedere, se no non si andava avanti. Ehi, chi siete? Axel Blades, suppongo. Immagino tu sappia cosa devi fare, vero? Vai! Tornado di fuoco! Guardate ora la cinematic, quanto è bella. Su Nintendo DS, cioè, fa il discorso di prima, per un gioco, per una console che ai suoi tempi era potente, fare una cosa del genere in pochi mega era fantastico. Cosa? Axel ha sbagliato. Axel, è tutto ok? Sì, non preoccuparti, proviamoci un'altra volta. Va bene, mi dispiace. Com'è possibile che Axel abbia fatto un errore simile? Ok, c'è solo una cosa da fare in una situazione come questa. E cosa sarebbe questa volta? Siete troppo lenti per stare a passo con gli alieni, è evidente. Ma cosa possiamo fare quindi? Tutti i difensori si scambiano di posto con gli attaccanti. Cosa? Dobbiamo scambiarci di posto. Sto ordinando a tutti i difensori di diventare attaccanti. È follia! Ehi. Ma cosa stai dicendo? Come può pensare che saremo capaci di giocare in un nuovo ruolo? Gli alieni oltrepasseranno la nostra difesa e quando gli pare piace. Allora dovrete fermarli voi. Ma che razza di idea ha la vostra allenatrice? Anche io non la capisco a volte. Ma tanto vale provarci. È grazie alle sue tattiche che abbiamo battuto la Secret Service. Che noia. Non abbiamo altro tempo da perdere con voi. Basta giocare. Ora vi faremo vedere cosa sappiamo fare veramente. Cosa? Ci stavate andando piano. Vuol dire che sono ancora più forte di così. E vabbè, si cambiano per conto loro. Bene, meno male. Non devo stare io a fermarli. Infatti,
infatti sì, non riusciamo neanche a bloccarli mai. Non ci riusciremo mai a bloccarli. Per quanto io possa provare. Ci provo, ma tanto non... Bello questo tiro, mi piace. Uno spreco di tempo, dopo tutto. Che delusione questi terrestri. Uno non può neanche divertirsi un po' che sono già allo stremo. Mark! Ci stavamo confrontando con l'incredibile forza dell'Alius Academy e giocavamo i ruoli che non erano i nostri. Una volta rivelata la piena potenza della Gemini, non c'era niente che potessimo fare. Il risultato era chiaro. Siamo a capolinea. Dopotutto tra noi non c'era gara. Cosa? Pensi di aver vinto? La partita non è ancora finita. Mark, devi arrenderti se continui così. Janus. Che c'è? Non mi disturbare. Sono i ritocchi finali. Dovresti proprio ascoltare. Cosa? Capisco. Dobbiamo risolvere immediatamente la questione. Come sarebbe? Dove state andando? Questa volta siete stati fortunati. Avete visto con i vostri occhi la schiacciante superiorità dei nostri poteri. Che questo vi serva da lezione. Basta, rivoglio mio padre. Andiamo. Se ne sono andati. Non sono riuscito a salvare mio padre. Accidenti. Mark, tutto bene? Ah, si è preso tante di quelle pallonate. E perdere così un'altra volta. Maledizione, cosa aveva in mente l'allenatrice con questa stupida strategia? Tanto voleva pregare di farci gol. Io che dopo la partita contro la Secret Service avevo incominciato a credere che fosse un'allenatrice incredibile. Mi metterò in contatto con il direttore e gli chiederò di cambiarci allenatore. Un momento, Kevin, stammi a sentire. Jude, non mi direi che stai prendendo le sue parti. Non dico questo, ma guardati intorno. Nessuno è rimasto gravemente ferito durante la partita. Hai ragione, come può essere? Alla fine del primo tempo eravamo già al limite delle nostre forze. Non avremmo potuto continuare così. A quest'ora saremmo tutti in ospedale. Esatto. Credo che l'allenatrice abbia deciso di risparmiarci per la prossima partita. Ecco perché ha usato questa strategia. Adesso capisco. È davvero quello che volete? Noi della Raimon combattiamo sempre con tutte le nostre forze in qualsiasi situazione. Non è nel nostro stile lasciare Mark in difficoltà mentre noi ci salviamo la pelle. Kevin, ti sbagli. L'allenatrice aveva calcolato tutto. Fa parte del mio allenamento. Allenamento? Grazie a quella formazione ho dovuto cercare di parare un sacco di tiri. Ma non è vero. Alla fine ho incominciato a individuare le loro traiettorie. Dici sul serio, Mark? Sì. Beh, ho ancora le mani indolenzite, ma ho potuto osservare una cosa. I loro tiri non sono impossibili da parare. Devo solo allenarmi sodo. Quindi, in altre parole, l'allenatrice ci ha fatto perdere per garantirci la vittoria nella prossima partita. E così facendo ha sottoposto Mark a un allenamento speciale. Ora capisco. Wow, una nuova allenatrice è davvero in gamba. Oh, allenatrice. Vedo che avete capito. Ho un'altra disposizione da darvi in qualità di allenatrice. Ok, siamo pronti. Ecco, mo arriva. Axel? Devi lasciare la squadra. Cosa? Che cosa hai detto? Non possiamo fare a meno di Axel. Ma a quale scopo? Vorrei saperlo. Capisco. Qual è la ragione di tutto questo? Non può mandare via Axel. Già, Axel è il nostro cannoniere. Non batteremo mai l'Alius senza di lui. È perché ha sbagliato quei tiri durante la partita? È questo il motivo? Vogliamo una risposta. La mia missione è quella di creare la migliore squadra del paese. Axel non è indispensabile. Questo è tutto. Non ci ha ancora spiegato la ragione. Axel, dove stai andando? Ehi Axel, aspetta! Non preoccuparti per quei tiri mancati. A tutti capita una giornataccia. Continuerò ad aiutarti con l'allenamento speciale. Quindi d'ora in poi... Dai Axel! Ti ricordi la partita contro la Royal Academy quando abbiamo giocato insieme per la prima volta?
Sei venuto in soccorso della Raimon quando ne avevamo più bisogno. E ho capito che insieme avremmo potuto fare grandi cose. Ero convinto che avrei potuto battere chiunque con te al mio fianco. Beh, se non hai altro da dire. Il fatto di aver perso non ti fa ribollire di rabbia? Hanno distrutto la nostra scuola, hanno fatto del male ai nostri amici. Abbiamo giurato che saremmo diventati la leggendaria Nazuma Eleven. La leggendaria Nazuma Eleven. Ti prego, Axel, non siamo che all'inizio. Io... Non costringermi a ripeterlo. Ormai ho deciso, me ne vado. Ma come, Axel? Non vuoi neanche dirmi perché? Mi dispiace, ma devo proprio farlo, Mark. L'allenatrice aveva ragione. Se rimango nella squadra, vi sarò soltanto d'ostacolo. Ma si può sapere cosa stai dicendo? Rispondimi, Axel! Non ho altro da aggiungere. Ascolta, Mark, io me ne devo andare. Grazie di tutto. Axel, aspetterò il tuo ritorno! Mark, dove è finito Axel? Se n'è andato. Dovevi cercare di fermarlo. Basta, Kevin. Accidenti! Mi chiedo se saremmo i prossimi. Ma dai! Pronto, Smith? Cosa? Avete trovato mio padre davanti al Parlamento! Farabutti, che cosa volete? Bentornato a casa, primo ministro. Ecco, qui in realtà hanno tagliato una scena. Nella versione giapponese dava un calcio al primo ministro. Sì. Sta per accadere qualcosa di terribile. Se la trovo in giapponese ve la metto a fine video. Il primo ministro Vanguard, rapito giorni fa al Parco dei Cervi, è stato liberato. Resta ancora un mistero dove abbia trascorso questi giorni di prigionia. Quanti giorni è successo? L'hanno liberato in tempi rapidissimi. Che cosa avranno in mente quelli dell'Alius? Oh no, spero che non l'abbiano sottoposto a strani esperimenti in uno di quei dischi volanti. Non dirlo neanche per scherzo. Bene, bene. Vedo che non siete cambiati per niente. Ah, era Smith, la voce un pochino più rauca. Signor Smith, che cosa ci fa lei qui? Sto indagando sul rapimento del primo ministro. A quanto pare si sono perse le tracce degli alieni. Dunque, la polizia non conosce ancora il motivo per cui hanno liberato il primo ministro. Penso che la soluzione migliore sia chiederlo al diretto interessato. Già, sicuramente saprà qualcosa in più sull'Alius. Magari potrebbe darci delle informazioni. Cosa? Vorresti incontrare il primo ministro? Non è una cosa che concedono tanto facilmente a dei ragazzini. Non le incontreremo, punto e basta. Giusto, Victoria? Victoria? Ah, mi sembrava molto familiare. Tu sei la figlia del primo ministro. Beh, allora il discorso cambia. Sei contenta, Victoria? Stai per rivedere tuo padre. Voglio che lo incontrate solo voi. E perché? Non sono riuscito a proteggerlo. Ho giurato che prima di vederlo avrei sconfitto l'Alius Academy. Vi mostrerò comunque la strada. Andiamo. Wow, sembra davvero decisa. Non credo che cambierà idea facilmente. L'hanno rilasciato senza un graffio. La cosa mi puzza. Spero di sbagliarmi, ma... Comunque non voglio perdere l'opportunità di incontrare il primo ministro. Beh, ci credo. Primo ministro giapponese. Ritorna in Tokyo e incontra il primo ministro. Venite, ragazzi! Wow, guardate quelle polpette di riso! Hanno un aspetto delizioso. Beh, se volete diventare campioni del mondo vi servirà un bel po' di energia. Grazie Silvia, forza, strafoghiamoci!
Aspettate! Vi siete dimenticati di lavarvi le mani. E va bene. Dove se le lavano sul pullman le mani? Sono squisite. Sì, una delizia. Calma, Voltoio, non c'è bisogno che ve le strappiate di mano, ce ne sono ancora. Ti ho portato un po' di tè. Che poi le polpette di riso in realtà sono riso bollito, sale e l'alga nori attorno. Non sono nulla di eccezionale alla fine. A parte che in Giappone usano, in Giappone, in Oriente, usano molto il glutammato di sodio, che è sale, però dà ancora più sapore al cibo. Questa polpetta di riso ha una forma insolita. L'ho fatta io. Comunque non sono obbligato a mangiare. Sì, sì, mi ricordo. Beh, ciò che conta è il gusto, non la forma. Scommetto che è deliziosa. Aspetta. È salatissima. Ecco. Forse ho un po' esagerato con il sale. Tanto, ce l'ha messo tanto. No, è ottima. E con gli anni non migliora. Smettila con queste scenate. Ecco, bevi un po' di tè. Alla fine che ci ha messo pure lì il sale. Aspetta, che tatto. Che tatto? Vabbè, Silvia, Vittoria, tra un po' potrai rivedere tuo padre. Te l'ho già detto, non lo vedrò. Papà, spero che mio padre stia bene. Chissà che cosa starei facendo, Axel. Padre, Nelly? Oh, Mark, da quanto tempo sei lì? Il pullman è piccolo. Nelly, c'è qualcosa che non va? Hai detto qualcosa su tuo padre? Non sono cose che ti riguardano. Sono solo un po' preoccupata. Temo un secondo attacco dell'Alius ai danni della Raimon. Mio padre a volte è un po' avventato. Durante le indagini sul Red Ark è anche rimasto ferito. Beh, allora potremmo andare a fargli visita. Cosa? Non abbiamo tempo per sciocchi sentimentalismi. Io invece penso che vederlo non potrà che farci bene. Farti bene. Beh, però farci bene, insomma, dai, come squadra. Ehi, Mark, vieni qui. Che cosa c'è, Victoria? Ehi. In effetti stavo parlando con Nelly, Mark, giuro. Padre. Ok, quindi? Bene ragazzi, tra poco arriveremo a Parlamento. Deve parlare anche lei con il primo ministro detective? Sì, avrei un paio di domande da fargli. Non riesco ancora a credere che incontreremo il primo ministro. Io la persona più importante del paese, vero? Sono così nervoso. Il primo ministro Stuart Vanguard. Il suo motto è costruiamo il nostro paese. È un giovane leader molto apprezzato. Qualcuno lo chiama già il paladino della giustizia. Wow, tuo padre è un personaggio di tutto rispetto, Victoria. Sì. Eccoci arrivati. Ottimo. Ottimissimo. Oh, ma è lì davanti. Victoria. Papà. Victoria. Non aveva detto che non voleva vederlo. Papà, come stai? Victoria, mi dispiace tanto di averti fatto stare in pena. Papà, che cosa è successo? Non riesco a ricordare niente. Davvero? Puoi stare tranquilla, qui sei al sicuro. No, papà, sono in partenza con la squadra. Sconfiggeremo Dalius Academy. Cosa? Non puoi farlo, è troppo pericoloso. Papà, che ti succede? Perché sei così spaventato? È troppo pericoloso. Sul mondo intero sta per abbattersi una terribile calamità. Una ragione in più per salire sull'autobus in Azuma. Se una cosa del genere dovesse accadere, non me ne starò con le mani in mano. Ma, Victoria, sei solo una bambina? Mark e gli altri ce la faranno, sconfiggeranno Dalius Academy. Sconfiggere Larius. Tu devi essere Mark Evans. Sì, signore. Sembri davvero un ragazzo in gamba. Grazie per quello che hai fatto per Victoria. Non deve ringraziarmi. Sono felice di poter giocare a calcio con lei. Io adoro il calcio. È per questo che impedirò a Larius di servirsene come un'arma. È questa la ragione per cui ci opponiamo a loro. Hai proprio ragione. Sì, proprio per questo devono essere fermati.
cosa? Farò tutto quello che è mio potere. In cambio spero di poter contare sul vostro aiuto. Sì, signore, non ci faremo sconfiggere un'altra volta. Bene, allora lascio mia figlia nelle tue mani. Conto su di te, Mark. Porta Victoria in viaggio con voi. Certo, lei sarà sempre la benvenuta. Grazie, papà. Grazie a tutti voi. Ascoltatemi, ragazzi, andiamo a nord. Spero che abbiate preparato le maglie di lana. La destinazione è Hokkaido. Hokkaido? Ma è lontana! Che cosa andiamo a fare lì? Hokkaido fa freddo e a me non piace il freddo, a me sì. L'allenatore Ilma mi ha detto che c'è un attaccante molto forte nell'Alpine. Visto che Axel non è più con noi, abbiamo bisogno di un nuovo attaccante che lo sostituisca. Un nuovo attaccante? Che cosa? Sta cercando un rimpiazzo. Ma sia stata lei a cacciare Axel. Andiamo. Papà, ci vediamo al mio ritorno. Buona fortuna, Victoria. Forza, in marcia! Papà. Sì, anche lei. Poi più avanti vedremo tutto quanto. Qualcosa non va, signore? Oh, non è niente. Stavo solo pensando a quando ero anch'io come lui, pieno di passione ed entusiasmo. Signore, lei ha ancora queste qualità? Beh, non è così facile. Chiedo scusa. Signor Primo Ministro, vorrei parlarle un attimo. Lei chi è? Sono il Detective Smith. Sono contento di sapere che è tornato a casa sano e salvo. La ringrazio. Volevo solo sapere se per caso le fosse tornato in mente qualche dettaglio sulla sua prigionia per mano dell'Arius. Come ho già detto, non ricordo nulla. Capisco. Beh, volevo solo assicurarmene. Detective Smith, giusto? Non so che opinione si sia fatto di me, ma mi permette di avvertirla. Sta per accadere qualcosa di terribile. Un'entità della potenza inaudita sta per fare la sua mossa. Ora, se vuole scusarmi... È stato lui a fare la domanda, poi se ne va. Mi stavo chiedendo... Sì, signore? Quella donna che allena la Raimon mi sembra di averla già vista da qualche parte. Sarà stato durante una partita di calcio? No, sono sicuro di averla vista in un altro posto. Ma dove? Ci dirigiamo a nord alla ricerca di un attaccante fortissimo. Facci vedere cosa sai fare. Eh? È cambiato qualcosa in lui. Scopri di più nel prossimo capitolo, La Stella del Nord. Facciamola finita, James. La Stella del Nord. Oh yeah. La Stella del Nord. Rido perché c'è un anime chiamato Hokuto no Ken, che sarebbe appunto... Il pugno della stella del nord, appunto la stella di Hokuto. Ken sarebbe in realtà Ken, il guerriero, Ken di Hokuto, ma Ken in giapponese significa colpo, pugno. O meglio, la parola Tekken significa pugno, però Ken sta a indicare appunto il pugno. E quindi la stella del nord mi fa pensare a Kenny Guerriero. Quindi insomma mi ha fatto venire in mente questo piccolo particolare. Ad ogni modo il video per oggi finisce qui, Cucci. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo incontreremo il famigerato Sean Frost. Davvero un attaccante formidabile. O è un difensore? Vedremo poi come andranno le cose. Ad ogni modo io vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.